è finalmente arrivato il pacco da Amazon. Ora potremo iniziare a costruire i nostri progetti con Arduino. Speriamo che non ci sia altro. Consegnato con un corriere che non ho mai sentito, DP tipo, so che poi non mi ha trovato, stattina sono dovuto andare a ritirarlo. Ci ha impiegato più tempo del previsto, infatti doveva arrivare lunedì, oggi è mercoledì. Dovrebbero esserci 37 sensori più tutto il kit completo, non quello originale ovviamente. Un cielo panato bene. Saranno tutti i sensori. Ok, quindi possiamo aprire queste due scatole. Quindi le buste, meno male, sono in cellofanato, pensavo fossero distrutte. Questo proviamo a aprire così. No, scoppieranno il pallino, quindi no. Quanti bei sensorini. Ovviamente si apre così. CD di installazione. C'è il manuale, almeno sensor kit. Tutti i sensori, ognuno in cellofanato. Abbiamo pure un po' di resistenze, resistori. Ok, meno male, ci sono pure qui i resistori. CD non ci serve sinceramente. Giusto, iniziamo. Parte, apriamo quest'altro, quello più grande, lo c'è di tutto, almeno così dovrebbe. Cerco di tagliare solo lo scotch in modo da poter riutilizzare la busta. Questo posso scoscere proprio così, ottimo. Perfetto, immaginiamo scatola, anche questo è dell'Acuman, perfetto, il cartellino per informazioni su quanto valgono le resistenze che si calcolano in base ai colori, che è uno standard, io lo studiai pure a scuola questa cosa. Ecco la tabella con tutti gli accessori. Alcuni sensori che ci sono anche là. La breadboard. Oddio, piccolissimo. Matrix display e display piccoli a 8 assi. Anche qui le altre resistenze. Tutto piccolissimo. Questa è Dot Matrix. No. Altre resistenze ancora. Sono un po' così rovinate, sempre. Ma
attimo qua. Meno male ci sono le resistenze. Questi sono tutti. Ah, le luci, cioè le lampadine. Mettiamo questo qua. C'è un altro ripiano sotto. Ecco tutti i cavi. Ah, che bello. Bellissimo. Questo è un sensore. Tieni sì. Un altro sensore. Questo è il motore. Remote control. Dall'immagine sembrano molto più grandi. In realtà questi sono gli standard, quindi tutto così piccolo. Questo che cos'è? Ah, il celofanato. Il cavo. No. Questo è per le onde radio, se non sbaglio. Adesso li useremo tutti prima o poi. Questo è chiuso in busta. Sono gli altri componenti vari. Qui ci dovrebbe essere il display LCD. E qui la scheda forata per praticamente inserire, attaccare i componenti con i fili. Questo non ho idea di cosa sia. Vabbè, li utilizzeremo tutti prima o poi. Spero che questo unboxing vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo video.